091 Magazine. 0923 091 Magazine. 091 Magazine. 091 Magazine. 091 Magazine. Ho detto 091. 091 Magazine. This is fun.
Pino è il caporedattore della sezione sportiva e loro non sono gli editori ma sono i miei bodyguard perché sono troppo alti. Ebbene sì. Anche se sembra un po' la mascotte, in realtà lo siamo tutti, oltre 40 collaboratori, non posso dire tutti i nomi, però la prima cosa che tutti ci hanno detto è stato: siete coraggiosi. Sì, siamo coraggiosi, e perché non esserlo? Capisco che c'è crisi, capisco che l'editoria sta passando sempre quella difficoltà, però noi stiamo cercando di fare qualcosa di differente. Tutti ci dicono: beh, 091 Magazine parla di Palermo. No, non parla di Palermo. Si guarda intorno, un po' come il nome della sezione che trovate all'interno, che è 360 gradi, guardiamo un po' ovunque, ci sono dei collaboratori eccezionali, parleremo, voi avrete avuto modo di sfogliarlo, quindi si parlerà di cose in maniera differente e in maniera più passionale, cioè ci sporchiamo le mani con la china e soprattutto con le parole. Ora passo la parola al caporedattore di Sportivo, Vincenzo Dore. Brava! Ma io la parola non la prendo perché non so che dire, perché non sono abituato a queste platee, non ancora, spero. Voglio soltanto presentare coloro grazie al quale questo progetto è stato possibile. Sono Roberto Serio e Raffaele Spallino, a cui passo la parola anche per levarmi da questo imbarazzo. Mi sposto perché non li vedete. Saluto tutti, ringrazio tutti, non ho parole, mi hanno preso alla sprovvista. Grazie di essere qui e grazie a loro di fare questo. Grazie. Anch'io mi unisco a loro nel ringraziarvi per essere intervenuti. L'augurio è che la testata, oltre che dal punto di vista estetico, questo già si è un attimino capito girando attorno a voi, è piaciuta, non c'è dubbio, che anche il punto di vista editoriale, che è quello molto più interessante, sia accattivante per tutti, in maniera tale da affezionarsi a un magazine che poi può diventare il compagno mensile di ognuno di voi, che comunque è assolutamente trasversale, per cui sicuramente può sposare tantissime intenzioni di lettura. Quindi niente, l'augurio è quello di iniziare e chiaramente proseguire avanti con le tantissime idee che il direttore ha in cantiere già pronte, quindi grazie di essere intervenuto. Volevo dirvi soltanto una cosa, presto sul sito potrete vedere la lista di distribuzione che non è stata inserita in questo numero. Purtroppo non sono tutti qui i collaboratori, però volevo leggervi velocemente. Allora, Alessio Iovala, Sitte William Selmon, Antonio Arcuri, Francesco Baudo, Cinzia Belmonte, Maddalena Blasco, Giorgio Bono, Fernando Brancatelli, Giorgio Camarda, Maddalena Calderone, Piero Cancelliere, Francesco Paolo Catalano, Antonella Catania, Eleonora Cupane, Simona Di Rosa, Cristina Ferrara, Sergio Garofalo, Silvia Giuffrè, Francesco Graffagnini, Giuseppe La Barbera, Vincenzo Leone, Vito Marino, Silvia Saitta, Federica Sciacca, Sara Ridolfo, giusto, una collaborazione da parte di Andrea Muari, che tra l'altro cura la parte multimediale, ha fatto il bellissimo spot che non so se avete già visto online, e vedetelo perché è bellissimo. Volevo anche ringraziare Alessandro Schiavone, che è il grafico e non c'è, Giuseppe Olivieri, Giuseppe Sinatra, Ciro Spataro, Alice Trappalli, Pasquale Vella e Salvo Veneziano per la fotografia. Grazie a tutti voi per essere qui. Adesso ci saranno i Bussola Dietro, che suoneranno dei bellissimi pezzi. Ascoltate. Non sapevo che tu suoni, musicista. È meglio che non lo sai.